Ne abbiamo già parlato, ma siccome continuate a lasciarvi, lo sto facendo per tutti e tre. Eh? Non ho capito. Hai detto per tutti e tre? Io ogni mattina non so che colore siamo, che zona siamo, come posso darti delle certezze in un momento così incerto, buio? Io sono gemelli, tu sei cancro, siamo proprio incompatibili nell'universo. Devo fare gli esami. Il fatto che io mi sento proprio oppressa, sarà per il Covid. La privacy di WhatsApp. Grazie, la privacy di WhatsApp. La crisi del governo. Bravissimo, la crisi del governo, vedi che ci capiamo, io non ce la faccio. Noi due ci stiamo lasciando, ma io ti giuro che non mi sono mai fatto nessuna delle tue amiche. Fidati di me, non c'è neanche bisogno che le contatti per chiedere. C'è bisogno. Non ti fidi proprio di me? Ah, voglio essere razionale, facciamo così, se domani è zona rossa. Se rimane insieme. Se hai già rafforzato, magari ci pensiamo un paio di mesi. La colpa non è mia se ti lascio, ma è tua che ti fai lasciare. Pensaci. Ti sto lasciando perché ho letto un libro che mi ha aperto davvero gli occhi. Cioè, se io prima non riesco ad amare me stessa, come posso pretendere di amare qualcuno se non riesco a padroneggiare esattamente il sentimento? Hai capito, no? No. Vuoi prendermi una pausa di riflessione? Poi in questa pausa io posso vedermi con altri ragazzi. Tu no. Altrimenti devo lasciare perché sono geloso. Mi ami? Vuoi che io sia felice? Allora dobbiamo lasciarci. Perché? Perché la vita è piena di cose senza senso. La pandemia, 8 mesi in casa, fare gossip cattivo sulle altre donne e poi dire che le donne sono tutte false. Tu stai con me solo per i miei soldi. No, che in realtà sto con tua sorella. No, effettivamente non c'è niente da ridere. Alle feste mi sa che è un problema, no? Il tempo curerà ogni ferita. TikTok? Io non uso TikTok. Non è vero, io lo amo TikTok e lo uso. Balletti, trend, Stitch. Non trovare un meta decente per COD. Che ho detto? Non lo so. Trovare attraente Giuseppe Con... No, quello sì, ha senso, senso. Sarà il potere, non lo so, il capello. Posso chiamarti? No, tu non cercarmi. Se tutto va come spero, avrai mie notizie della tua amica. La mia amica? Mi vedo costretto a lasciarti perché non sei simpatica al mio gatto. Tu non ce l'hai un gatto. Ah no? E questo che cos'è? Però di chi è quel gatto? Non lo so. Tu sei allergico ai gatti, Pie? Ah, non mi guardavi così. È che l'amore non ha età, ma una data di scadenza sì. Sono scadute anche le uova. Adesso è una giornata orribile per entrambi. Tu sei Eriksen e io sono Conte. Non ti ho saputo valorizzare. Ti devo lasciare andare su altri campi. Hai presente quando dicono l'uomo vero non piange? Non è vero! L'uomo vero quando muore Dobby piange! Io al mio fianco voglio un uomo che quando muore Dobby piange! Dai, ora che è finita finalmente ti puoi togliere tutte quelle corna che avevi in testa che ti prendono per il culo tutti. Che hai detto? Quando? Prima. Ora che è finita. No, dopo. Finalmente. Dopo. Ti puoi togliere. Dopo. Tutte quelle corna che avevi in testa che ti prendono per il culo tutti. Scusami, adesso mi riprendo. Dai, mi fai sentire in colpa così, però tu sei un uomo, ne troverai tante altre. Anzi, aspetta, guarda, questa ragazza qua ti piace? Carina. Beh, sì. Sì? Ci siamo lasciati da 2 secondi e tu già guardi le altre, Mirko. Va bene, non lo contesto, però mi devi dare una motivazione reale. Mi sei sul cazzo. E a proposito di lasciare, quello che potreste fare è iscrivervi al canale e attivare la campanella, seguirci su tutti i social e lasciare un bel commento qua. Sì, però veloce che fa freddo. Esatto, noi vi aspettiamo. Vi aspettiamo qua. Tanto si iscriveranno, Nico. Le palle gelate, il naso gelato.